Buonasera, salve a tutti, benvenuti alla Geofobia di stasera 13 luglio. Siamo con Yolanda Casigliani da Torino, militante storica, antifezionista, tra i fondatori del CORA, e insieme a lei commenteremo questa trasmissione che ha visto intervenire, mi sembra, lunedì mattina su Radio 24, Carlo Giovanardi, ex sottosegretario con la delega del governo Berlusconi per le politiche sulle droghe e adesso responsabile delle politiche sulle droghe per il PDL, e Marco Taradas, che attualmente è consigliere regionale in Toscana, ma è stato anche lui un militante storico radicale, molto impegnato anche lui nel CORA, del quale è stato segretario a lungo e storicamente, diciamo, su posizioni antiprimissioniste. La trasmissione su 24, quella mattina, che va in onda alle 7, 7 e mezzo, mi sembra, l'abbiamo riascoltata oggi con Yolanda tutta quanta, e si parlava appunto della legalizzazione. La trasmissione era scaturita dalle dichiarazioni recenti di Saviano, di Roberto Saviano, e dalle dichiarazioni altrettanto recenti di Umberto Veronesi. Più che dichiarazioni, qui si trattava proprio di articoli scritti per dei giornali, Veronesi per La Repubblica, Saviano, scusate ma non mi ricordo più dove, ma tanto comunque sono cose che tutti sappiamo perché hanno fatto molto scalpore e tantissimi altri giornali li hanno ripresi. Poi oggi c'è stato anche un articolo del procuratore di Firenze, De Ida, che dice sì alla liberalizzazione della droga per controllare la qualità e i prezzi. Altre dichiarazioni ci sono state, direi quelle più importanti, anche come estensione di articoli di notizie, sono state queste tre, e cioè Saviano, Veronesi e Deida, credo che sia, e tante reazioni naturalmente anche negative, perché subito i proibizionisti si sono immediatamente scagliati contro questa prospettiva di legalizzazione o liberalizzazione, ognuno poi gli dà un po' il nome che crede, noi sappiamo che è diverso liberalizzazione da legalizzazione, in ogni caso si parla più che altro, anzi quasi unicamente in questo caso, di droghe leggere e non di droghe pesanti, unicamente della cannabis, perché poi le droghe leggere, come spesso diciamo, non è che sono tante, ce n'è una sola, sono la canapa e i derivati della canapa. E quindi, fatto questo brevissimo preambolo, abbiamo ascoltato insieme a Yolanda la trasmissione, io poi ci ho scritto anche un articolo che magari prendo come riferimento, un po' come traccia, anche per parlarne, e vuoi dirci qualcosa subito, Yolanda? C'è qualche commento immediato da fare? Io comincio con l'articolo che ho scritto, vai. Direi che se cominci con l'articolo, poi abbiamo materiale su cui discutere. Perfetto. Perfetto. Allora, io da quello che ho notato in questo intervento di Giovanardi, più che altro è quello alla fine che ho sentito maggiormente, quello che ho notato sono i soliti argomenti che tira fuori Giovanardi, che veramente hanno una logica veramente rozza, e oltretutto, oltre ad essere una logica rozza, è una logica che è perfettamente d'accordo con la logica dei narcotrafficanti. Cioè, caso strano, le stesse logiche poi, magari mascherate da ideologie nel caso di Giovanardi, le stesse logiche sottostanno sia agli argomenti proibizionisti, sia agli interessi dei narcotrafficanti di quello che è il mercato delle droghe illegali. E quindi naturalmente Giovanardi che cosa ci ha detto? Ha rilanciato un'argomentazione assurda, cioè ha detto la legalizzazione aumenta i guadagni delle mafie. Naturalmente penso che non ci sia bisogno neanche di tirare fuori i dati per dimostrare la falsità di un'affermazione come questa. Tant'è vero, io poi nell'articolo che ho scritto ho usato l'esempio del proibizionismo, esempio classico proprio del proibizionismo americano sull'alcol, quando il guadagno non diminuì affatto, quando fu revocato il divieto di produzione e vendita di alcolici, mentre invece è aumentato esponenzialmente durante il periodo di proibizionismo sull'alcol, nel quale erano proliferate veramente le bande, i gangster, un periodo famosissimo in America proprio per la crescita delle mafie locali e per tutta l'ascesa di una serie di gruppi, il più famoso è quello di Al Capone, ma insomma ce ne furono tanti che fondarono proprio la loro fortuna e la loro crescita proprio sui guadagni derivanti dal fatto che l'alcol, essendo illegale, veniva prodotto e venduto clandestinamente
questo naturalmente aveva un mercato vastissimo, illegale, per cui non controllato come qualità, e che fu completamente in mano alla mafia, che ci fece veramente costruire sopra un impero. Nel momento che questi, nel 1933, questo atto sull'alcol fu emendato, tornò indietro, insomma, su questa posizione, tornò a essere più libera, piano piano, gradualmente, la vendita e la produzione di alcolici, cioè più libera, più legalizzata anche in quel caso. Però non è che a quel punto i guadagni delle mafie diminuivano, anzi, furono convertite le fonti, e questo avvenne attraverso la vendita appunto di marijuana e la preparazione del mercato a quella che poi fu la diffusione di cocaina, oltre naturalmente a tutti i mercati paralleli che sono tradizionali della malavita, prostituzione, vendita di armi, traffico di esseri umani, eccetera, eccetera, che poi sono attività tradizionali che certamente non verrebbero smantellate dalla legalizzazione delle droghe, però già con la legalizzazione delle droghe una buona parte dei guadagni delle mafie verrebbero a mancare e non a aumentare. Tra l'altro, i divieti di queste sostanze, appunto, con il primo atto sulla marijuana, intorno al 37, i primi atti sul Narcotic Act, vennero, fino al 19 cominciarono a essere tirati fuori. Queste proibizioni poi furono seguite da una ben organizzata e tempestiva strategia di distribuzione e diffusione. E quindi, di fronte alle dichiarazioni di Giovanardi, le mafie non possono che ringraziare e baciare le mani, perché finché le sostanze restano proibite è chiaro che i guadagni delle mafie aumentano, perché quando c'è una legalizzazione si può accadere come per le sigarette, che rimane un residuo mercato di contrabbando, però questo avviene perché le sigarette costano moltissimo, grazie anche alle tasse che ci mettono sopra, e quindi da alcuni paesi, che un tempo era tipo la Grecia, l'Albania, adesso non so più nemmeno il contrabbando di sigarette da dove vengano, più o meno sono paesi dove costano meno, e quindi si vanno a comprare di contrabbando perché costano un po' meno, non per altro, mentre invece siamo dell'alcol, praticamente l'alcol di contrabbando quasi non esiste, forma di qualcuno che artigianalmente si porta qualche bottiglia dal suo paese o lo fa localmente, ma insomma non esiste quasi per niente un mercato di contrabbando delle sostanze legali, così come non esiste contrabbando di caffè, non esiste il contrabbando di queste cose, per cui è chiaro che quando una sostanza viene legalizzata, anzi, può essere tassata dallo Stato, e quindi i guadagni non aumentano per le mafie, ma anzi, aumentano eventualmente per lo Stato con la tassazione, oltre al risparmio che si avrebbe delle spese giudiziarie e di polizia che non sarebbero più impiegate per la persecuzione capillare dei consumatori, dei coltivatori e dei piccolissimi spacciatori. E vuoi introdurti, Yolanda? Vado Vai pure avanti. avanti. Ok. Allora, un altro cavallo di battaglia di Giovanardi è la canapa come ponte verso le droghe pesanti. Questo è un vecchissimo argomento che è stato usato da tutti i proibizionisti fin dai tempi di Aslinger, cioè dai tempi appunto delle prime atti di proibizione sulle sostanze narcotiche, ed è una cosa che viene detta fino agli anni 30 praticamente. E viene detto appunto la canapa, tutti coloro che fanno uso di eroina o di cocaina, tutti i tossicodipendenti hanno fatto uso di cannabis precedentemente. Prima cosa, non è vero l'inverso, diciamo sempre, cioè non è che tutti coloro che fanno uso di cannabis poi finiranno a essere tossicodipendenti di droghe pesanti, cioè questa è vera in parte la coincidenza fra i tossicodipendenti e i fumatori di cannabis, non è vera inversa naturalmente. Poi oltretutto, altro argomento, sì, è vero forse che tutti hanno fumato cannabis, ma è anche vero che tutti hanno fumato sigarette, tutti hanno preso caffè. E andando ancora più indietro nel tempo, tutti hanno bevuto acqua, hanno preso il latte materno, hanno bevuto l'estate e hanno mangiato del vino Kinder, cioè si diventa un po' ridicolo e specioso. Però, pensandoci bene, in effetti, c'è una ragione che rende conto della coincidenza statistica tra tossicodipendenti e consumatori di cannabis, perché il narcotraffico, anche in questo caso, ragiona proprio come Giovanardi, e quindi in qualche maniera l'indubbio successo commerciale di eroina e cocaina è stato spesso gestito con strategie mirate ai consumatori di cannabis. Cioè, una cosa che noi abbiamo visto, io penso che anche te, Yolanda, te ne ricorderai, degli anni 70, ma poi abbiamo visto ripetersi anche in altre situazioni negli anni, perché io oggi leggo che viene ancora usato per la diffusione della cocaina in Africa,
ancora questo metodo viene usato, cioè si vende erba, hashish, derivati della cannabis, poi si fanno mancare per 2 o 3 mesi, per un periodo lungo abbastanza, e ai consumatori si propone in cambio: non ho, anche questa settimana non ho l'hashish, però se ti interessa queste polveri da iniezione o da sniffo, comunque polveri d'oca pesante, per cui in qualche modo l'unica cosa che lega insieme i consumatori di cannabis con i consumatori o con i tossicodipendenti da eroina o da cocaina, in realtà è il fatto che il mercato è illegale e quindi sono le leggi proibizioniste che legano insieme queste 2 categorie. Ecco, il mercato illegale che è una diretta conseguenza delle leggi proibizioniste, cioè in qualche modo. Io non dico sia fatta apposta, però l'evidenza dimostra che le leggi proibizioniste e quindi il mercato illegale vanno insieme, cioè hanno gli stessi interessi, hanno le stesse strategie, hanno lo stesso tipo di direzione, diciamo, di obiettivi, di scopi o comunque di risultati in ogni caso. E infatti le stesse strategie le hanno ripetute poi negli anni successivi, fino a creare un vastissimo impero affatturato da cui il miliardario che ha infestato il mondo intero. Perché poi sono naturalmente derivati dalla vendita di droghe, sono stati reinvestiti in corruzione della politica, degli eserciti, delle forze dell'ordine, come spesso diciamo. C'è stato un lungo periodo in cui l'eroina e la cocaina sono stati diffusi a livello di elite, fin dai primi del Novecento, ci sono i primi casi di assuefazione da cocaina e da eroina, personaggi anche famosi, personaggi di rilievo, elite veramente, poi piano piano si è diffuso sempre più anche la grande diffusione, diciamo, di massa, tra virgolette, perché poi di massa non è mai stato, ma a livello proprio di piaga sociale è stata quella degli anni 70, almeno per quanto riguarda eroina e cocaina, e ha infestato praticamente tutta l'Italia, l'Europa e tutto l'Occidente, e è stato veramente, io se ne parlavo oggi con Yolanda, poi stiamo anche di parlare della tragedia delle siringhe strade negli anni 80, veramente. Non potevi percorrere nessuna strada, né per i bambini giovanetti, perché era pieno di siringhe dappertutto. Adesso sì, c'è una certa ripresa delle droghe pesanti, però devo dire che si vedono molte meno siringhe, anche perché le droghe pesanti oggi vengono molto anche sniffate, fumate. Poi ci sono tutte le droghe sintetiche sotto forma di gocce, di pasticche, cioè è stato il mercato, si è mosso, è cambiato nel frattempo, non è che rimane sempre uguale. Naturalmente è molto interessante nel mercato illegale avere sempre sostanze nuove che vengono proposte e che vengono proprio create apposta, perché naturalmente poi la legislazione ci mette un anno o due a stare dietro ai nuovi prodotti, per cui ogni molecola nuova ha almeno un anno o due di copertura nella quale non è proibita perché nessuno la conosce, e quindi è molto conveniente purtroppo questa ricerca di laboratorio. Non certo orientata al miglior effetto e minor danno, ma è orientata più che altro al minor costo di produzione e alla maggior possibilità di non essere scoperta e di passare comunque, per esempio, che sia in odore, che occupi poco spazio, cioè i criteri che vengono seguiti da questo mercato poi purtroppo non sono certo quelli di produrre un effetto migliore e di fare meno danni. E quindi il mercato è cambiato moltissimo nel frattempo, però negli anni 80 comunque c'era veramente un picco, in qualche modo massimo, per ciò che riguarda l'eroina iniettata e la cocaina iniettata, e l'abbiamo visto proprio da vicino, almeno io nata nel 56, io andata credo non molto, ma qualche anno prima, e quindi abbiamo visto proprio come questo mercato si è allargato e come ha catturato l'intera generazione. Molti sono morti di overdose, perché poi naturalmente tutti i problemi legati al mercato clandestino fanno sì che non si sappia mai esattamente cosa compri, quanto più attivo è il contenuto, sicché magari basta vendere sempre un'eroina tagliata e poi all'improvviso arrivare con dell'eroina che invece è più pura, e il tossico che se la inietta in vena, naturalmente avendo una percentuale maggiore di sostanza, facilmente poi può cascare nelle overdosi o comunque anche nelle intossicazioni, perché poi i tagli sono naturalmente incontrollati, quindi le sostanze vengono tagliate con cose letali, mortali spesso. Tutti i problemi della diffusione dell'AIDS, che è proprio legato alle droghe da iniezione, ne parlavo la settimana scorsa, c'è un'interessantissima statistica che è contenuta nel documento della Global Commission dell'altro anno, che parla proprio della relazione fra le strategie applicate di riduzione danno in questo caso,
il tasso di HIV tra i tossicodipendenti e di AIDS, e per esempio ci sono dei paesi, mi sembra Regno Unito e altri due, non mi ricordo esattamente quali, però ci sono alcuni paesi dove sono state messe in atto delle politiche di riduzione del danno, dove l'incidenza di AIDS e HIV fra i tossicodipendenti è di meno del 5%, altri paesi dove non è stato mai messo in atto nessuna strategia di riduzione del danno, che si va dal 30 al 40% tra i tossicodipendenti di HIV e di AIDS. E quindi le stesse strategie, appunto, poi hanno portato a una serie di danni enormi, da una parte ai guadagni delle mafie, naturalmente in questo caso parliamo più che altro di cannabis. Se, come ci dicono i dati ONU di quest'anno, circa il 70% dei consumatori di droghe consumano cannabis, vuol dire che la maggior parte dei guadagni che la mafia fa nel mercato illegale delle sostanze sono legati siano diversi grammi, naturalmente, cocaina, eroina e altre droghe costano magari di più, cioè nonostante il 70% è una cifra tale che in ogni caso è la parte più del mercato. Sul discorso sanitario, invece, le droghe, specialmente quelle di addizioni, sono quelle che hanno prodotto i danni maggiori e più gravi. Differenza tra droghe più pesanti e più leggere, ci sono i dati che sono giornali che sono confutati, e uno è quello naturalmente che l'anno, forse qualcuno, comunque siamo sempre nell'ordine di migliaia di persone, e della grande si fa e sono tanti che giocano non è costato accorto che rilevano anche lui di settimana prima, non è stabile questa correlazione tra incidenti mortali e cannabis, almeno al momento, e quindi morti zero in ogni caso. Altri numeri che spesso vengono dimenticati da Giovanardi quando dice che comunque la droga, la cannabis di oggi è molto più forte di quella di prima e quindi è una droga pericolosissima quanto quelle pesanti, si dimentica sempre poi però di dire come, per esempio, la dose letale della cannabis è da 20.000 a 40.000 volte la dose normale, e questo magari se poi la cannabis contiene più THC di prima, cosa che è tutta da dimostrare perché non è vera. Io ho chiarissimo il ricordo di cannabis che contenevano molto THC quanto ce n'è oggi in quelli olandesi più forti, quindi non è una cosa del tutto nuova. Bisogna anche dire però che per il caffè, per esempio, la dose letale è fra le 100 e le 150 volte la dose normale, o il Valium, che è un comunissimo psicofarmaco molto usato molto facilmente per anche leggeri stati di ansia, ha una dose letale pari a 7 volte la dose normale. Puoi intervenire, Yolanda? Ci siamo? Non ci sei? È scomparsa. No, io ci sono. Ho un po' di problemi di voce tua, la voce va e viene, quindi non riesco a seguire proprio esattamente bene tutto quello che dici. Molto probabilmente Mi sentite? sì, molto bene. Pronto? Molto bene, vai a sentire, ti sentiamo. Io ti sento molto bene. Ok, ah, benissimo, la voce tua mi va e viene, quindi ho dei problemi. Comunque, sì, io invece volevo commentare un po' sempre di quella trasmissione, l'intervento di Taradash. Chi mi conosce dagli anni Ottanta sa che questa diatriba fra me e Taradash va avanti da allora, quando insieme
a Sergio Rovasio e a Giancarlo Arnao e a Gigi Del Gatto abbiamo fondato il Cora. E abbiamo sempre avuto con Taradash una visione abbastanza diversa e l'ha constato anche in questa sua trasmissione dove è rimasto cristallizzato, diciamo, a concetti che nel tempo si sono dimostrati sbagliati. Ad esempio, puntualizzare che il problema delle droghe, perché la droga non esiste, esistono le droghe, sono tante, in natura. Chimiche, le droghe sono tantissime ed esistono da quando esiste l'uomo sulla Terra e l'uomo le usa da quando ha iniziato a sperimentare e a usare le erbe, a usare la natura per curarsi, per mangiare, eccetera. Allora, il problema delle droghe è l'abuso, non è l'uso. Perché noi usiamo droghe intese come sostanze psicoattive che danno dipendenza, ne usiamo di legali quotidianamente e quindi il problema non è l'uso, il problema è l'abuso. Così come si può bere un bicchiere a tavola di vino o un dito di whisky dopo cena a chi piace. E si può farlo per tutta la vita senza diventare mai alcolizzati, altrettanto si può fare uso di altre droghe, purtroppo illegali, e non avere né problemi psicologici, né problemi sanitari, né problemi di nessun tipo. Diciamo che c'è questo tabù pazzesco che noi dobbiamo abbattere di parlare dell'uso ludico delle droghe. Per cui si accenna timidamente all'uso terapeutico della marijuana. Noi dobbiamo rivendicare la libertà degli individui di assumere quello che vogliono. Questo non deve ovviamente avere delle ricadute, avere delle vittime, avere delle ricadute sociali, non le avrebbe se non ci fosse il proibizionismo. Cioè, se io abuso di una sostanza, faccio del male a me stesso, posso chiedere aiuto, posso non chiederlo, la società deve offrirmi, l'aiuto se mi serve, e se lo chiedo, non può impormelo, deve lasciarmi libera di fare quello che, ritengo opportuno per me stessa. Un'altra cosa che io non condivido dell'approccio di Taradash è questo suo essere contrario alla distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti, che invece noi addirittura definiamo la marijuana una non droga, perché intanto di marijuana non è mai morto nessuno, intanto perché non crea dipendenza. Questo passaggio, come giustamente sottolineava Claudia, tra le droghe pesanti, tra le droghe leggere e quelle pesanti, non è affatto dimostrato, se non nella coincidenza, del luogo dove si vendono, quelle leggere e quelle pesanti. E quindi anche questo concetto è assolutamente sbagliato e da superare. Non mi è piaciuta neanche la sua superficialità nel definire rischio quello che corrono i ragazzi se fumano gli spinelli o se si coltivano la piantina. Di finire in prigione. Non è un rischio, è una certezza. Infatti, abbiamo le galere e le prigioni italiane piene di persone che vanno dentro per pochi grammi, anche perché appunto è a discrezione del magistrato stabilire
se quella quantità per uso personale o per spaccio. Quindi diciamo che mi dispiace molto che Taradas sia ancora riconosciuto come leader antiproibizionista e sia invitato a queste rare trasmissioni di informazione, dove invece di dare l'informazione corretta, chiarificatrice, coraggiosa e giusta, si dà una interpretazione anche della realtà non tanto veritiera. Questo volevo dire. Ok, senti, se riesci a sentirmi, perché non sono sicura che tu riesca a sentirmi. Se riesci Sì, a adesso sì. sentirmi, ok, ma hai anche scritto su Facebook che tu l'avevi fondato insieme a Rovasio, insieme a Arnau, insieme ad altri, e che Tadascia e Manfredi l'avevano chiuso ancora. E ero curiosa di chiederti qualche precisazione, senza entrare troppo in così, anche in sintesi proprio. E com'è stata la fine, com'è andata la fine del Cora e come mai non a un certo punto si è esaurito, perché io ancora non ero arrivato, diciamo, a contatto diretto col partito. Lo seguivo attraverso la radio, ero in provincia di Arezzo con due bambini piccoli, insomma, ho seguito ma molto da lontano. E quindi sono anche curiosa, anche se magari me l'hai raccontato qualche volta in privato, ma sono curiosa anche di sentire proprio una, diciamo, una sintesi pubblica, tranquilla, più possibile di come è finito poi il Cora. Se te la senti, poi se no mi dici no, grazie, non voglio rispondere e non come vuoi No, te. me la sento, certo sintetizzare quegli anni non sarà Ma facile, puoi ma anche ci metterci, provo. no, no, puoi anche non sintetizzare, puoi anche prenderti tutto il tempo che vuoi, non ci abbiamo problemi di Ok. tempo. No, diciamo che il Cora è nato da un'esigenza che sentimmo alcuni di noi, compagni radicali, di rilanciare. Diciamo così, la battaglia antiproibizionista che nel partito si era negli ultimi anni un po' affievolita dopo le iniziative di Marco, il suo arresto per aver fumato uno spinello pubblicamente, il manifesto che aveva scritto e che, su cui si era dibattuto a lungo per tanto tempo. E poi ecco, diciamo che il partito aveva un po' lasciato andare questa battaglia e noi abbiamo formato un gruppo insieme a Giancarlo Arnao che voleva appunto, iniziando dalle disobbedienze civili sulle droghe leggere, le non droghe, per poi piano piano diciamo, buttare giù questo muro, questo tabù che c'è dovuto al proibizionismo, perché il proibizionismo poi crea anche questo, che di quell'argomento non si può parlare. Io ho sentito a Radio Radicale l'altro giorno la Loggia dire che, ma per carità, è imbarazzante anche solo pronunciarla la parola legalizzazione. È imbarazzante, cioè loro si imbarazzano. Poi la usano tutti, abbiamo sempre detto, se entrassero i cani in Parlamento impazzirebbero probabilmente, però si imbarazzano a discuterne e a parlarne. Quindi questo è lo stato in cui il proibizionismo riduce anche l'informazione. Quindi creiamo questo gruppo, si avvicinò ovviamente anche Taradas e poi insieme a Sergio Rovasio e Gino Del Gatto fondammo il Cora nell'88. E poi abbiamo iniziato con una serie di disobbedienze civili. Diciamo, lottando anche molto al nostro interno, perché appunto Taradas sulle disobbedienze non era d'accordo, per lui dovevamo puntare alla legalizzazione tout court, che voi capite in una situazione come quella degli anni Ottanta. E come quella attuale è abbastanza al di là da venire.
mentre la legalizzazione delle droghe leggere, ci abbiamo anche vinto un referendum, le abbiamo depenalizzate, poi sono arrivati i barbari, con la Fini Giovanardi è successo il patatrac. Abbiamo fatto una serie di disobbedienze civili che sono state purtroppo boicottate dall'interno. Alcune no, alcune sono riuscite, tipo le disobbedienze davanti alle prefetture, che sono durate diversi mesi, tutte le domeniche in tante città italiane. Partimmo in 2 o 3 città, Biella, Pisa, e poi pian piano ogni settimana si aggiungeva una città, fino a raggiungere credo quasi 100 città in Italia, dove la domenica si andava davanti alle prefetture o al tribunale e ci si autodenunciava per aver acceso uno spinello. E sono state battaglie utili e anche divertenti, devo dire. Ci furono articoli, passammo anche sui TG, sui giornali nazionali, e si parlava e si discuteva di questo. E purtroppo piano piano ha prevalso la linea taradasciana, fin quando poi Marco si è reso conto che non aveva ragione e che era il caso invece di cominciare e puntare con le disobbedienze civili alla legalizzazione intanto delle droghe leggere. E poi sono seguite tutte le disobbedienze a cui hai partecipato anche tu, Claudia, Rita Bernardini, e tanti dirigenti del partito. Il CORE è stato chiuso perché la LIA avrebbe dovuto, diciamo, coprire l'iniziativa antiproibizionista del partito, ma purtroppo non è stato così. E quindi quando tu hai fondato l'ARA, il mio cuore si è aperto a nuove speranze, ed ecco, auspicherei tanto che i comunicati del partito, nonché le presenze come antiproibizionista, fossi tu a farle invece che altri, ecco. E quindi tanti auguri all'associazione antiproibizionisti radicali, e speriamo di lavorare meglio in futuro. Ok, Yolanda, grazie. Senti, dalla chat mi dicono che devo dare anche altre notizie, in particolare Gianni Colarone insiste perché io dica che anche in Gioia si è pronunciato per la legalizzazione delle droghe leggere. Ora devo dire, io ho citato gli altri semplicemente perché gli altri hanno scritto con degli articoli argomentati e ragionati sul sia Saviano che Veronesi, anche Deide ho citato oggi sul Sole 24 Ore, quindi comunque sono articoli argomentati e ragionati, mentre di Ingroia abbiamo soltanto un piccolo accenno che lui ha fatto alla Zanzara, dove gli hanno chiesto un suo parere e lui ha detto: beh, non sono contrario, anche io da giovane, ma questo ricordo è sfumato, ho fatto uso qualche volta, anzi nemmeno ammesso che ha fatto uso, è un ricordo che si è fumato o sfumato che si voglia. E poi io dirò che ho letto quello che ho letto su di lui rispetto all'argomento droghe, è che è stato proposto dall'ONU con un incarico di 2 anni da svolgersi in Guatemala, e io sinceramente di persone che vengono proposte per incarichi del genere dall'ONU, che siano legalizzatori, ancora da vederne una, e quindi aspettiamo un po' prima di applaudire a Groia legalizzatore antiproibizionista, aspettiamo di vedere dove che vuole andare a parlare. Un'ultima notizia in chiusura sulla cannabis terapeutica, che è comunque sicuramente, per quanto mi riguarda, per me da tradizionista, una battaglia, diciamo, secondaria, ma non secondaria in assoluto, rispetto alla battaglia tradizionista, è una delle tante che rientrano all'interno della battaglia tradizionista, come ho detto molte volte, perché
A causa della demonizzazione della pianta si arriva all'assurdo che diventa difficile anche avere accesso ai farmaci, cioè non solo quando è per uso ludico, ma addirittura quando è per uso invece terapeutico. Ed è la seconda regione dopo la regione toscana, che è il Veneto, che intanto ha presentato un progetto di legge alla Commissione Sanità che ha già avuto un ok dalla Commissione e che quindi adesso è in dirittura d'arrivo per essere votato in regione. All'interno del Consiglio regionale, per cui il Veneto potrebbe essere la seconda regione dopo la Toscana a votare una legge definitiva in qualche modo definitiva sulla cannabis terapeutica. Dopodiché, la notte 01, noi la mezz'ora l'abbiamo ampiamente fatta e superata, e quindi Anna, se non c'è altro da dire, noi salutiamo tutti. Ok? Ok, va bene. E allora salutiamo tutti, ciao alla prossima volta, grazie Yolanda, grazie a tutti di averci seguito e Donato puoi riprendere da Lina, vi saluto naturalmente con un saluto da parte delle mie piante, che ci sono sempre, sono piante di cannabis vere, autentiche, non sono finte. Grazie, ciao. Ciao, buonanotte. Buonanotte.